Se vogliamo fare una classificazione dal punto di vista semantico dei costituenti, la maggioranza indica una relazione con concezioni, per questo dicevo aggettivi di relazione, con concezioni di ogni tipo, politiche, economiche, filosofiche e così via. In secondo luogo, aggettivi che indicano una relazione con entità geografiche, cioè etnici. In terzo luogo, aggettivi che indicano delle proprietà oggettive come colore, sapore, temperatura, aggettivi che indicano una relazione con un personaggio, con una persona, dunque sono gli antroponimici, aggettivi infine che indicano delle proprietà soggettive tipo relative a valori etico-morali e così via. Questo in ordine decrescente della quantità di aggettivi. Più o meno che sono presenti in questo corpus. L'ordine che studieremo meglio anche dopo, si può notare che gli stessi, ecco, questo non vi ho fatto vedere, era quello che vi ho detto prima, in ordine decrescente i vari gruppi, non mi ricordo dove l'avevo fatto. E come vedrete, anche nello stesso contesto, lo stesso aggettivo può occupare la prima e la seconda posizione. Anche se si può tentare vedere delle regole molto difficilmente perché uno dei due occupa la prima posizione e perché no. Vedremo qualche considerazione anche ulteriormente, vi faccio qua solo pochi esempi, associazione politico-culturale, associazione culturale-politica. Come vedrete, credo che la differenza è di tipo pragmatico, cioè il primo aggettivo ha maggiore importanza comunicativamente rispetto al secondo, anche se sono differenze minimali, diciamo. E naturalmente questo problema, come vedremo, si presenta così solo quando si tratta di due aggettivi nel composto in relazione di coordinazione, perché appena si ha una relazione di determinazione tra i due membri, ciò non è più così. Ma questo ci torneremo successivamente, questa è una prima considerazione, se, sui costituenti dei composti, se in funzione dell'ordine e così via. Dunque, vediamo un po' le proprietà dei composti stessi. Fino adesso abbiamo rapidamente visto le proprietà dei costituenti, no? E il problema più grande riguarda la flessione, questo, la flessione dei composti. Come vedremo, si possono notare delle regolarità nel composto, cioè l'esame dei dati ci mostra certe regolarità, ma anche un grandissimo, un livello alto di variazione. Quando si tratta di composti bimembri, cioè costituiti da due membri, il primo costituente, in genere, dico maggioritariamente solo, presenta questi fenomeni di riduzione di allomorfia che abbiamo visto prima. Dunque il primo elemento è invariabile perché si presenta già ridotto. E il secondo costituente che porta le marche del genere e del numero. Ah, questo è, diciamo, il caso tipico, prototipico, se preferite. Ma numerosi sono i casi dove tutti e due, entrambi i membri concordano con il nome, vedete 24B, dunque il primo caso era quello che dicevo, questo è il prototipico, diciamo, cooperazione italiano invariabile. Con quella O che sembra come se fosse la forma maschile singolare, ma di fatti è una forma invariabile, con quella O aggiunta per motivi storici, ma questo adesso non ci interessa, e secondo membro declinato, sovietica, cioè declinato, accordato il genere e il numero, ma in numerosi casi, che non è più prototipico, troviamo l'accordo su tutti i due membri dei composti, dunque borghesia africana, americana oppure deputati arabi israeliani e non deputati arabo israeliani.
c'è una variazione non indifferente, guardate 25, con lo stesso sostantivo come aspetti, possiamo trovare aspetti giuridico formali, ma tranquillamente aspetti giuridici formali, senza che ciò abbia nessuna ricaduta, diciamo, ovviamente dal punto di vista semantico. Questo tipo di comportamento possiamo notare anche, di questo tipo di variazione, quando si tratta di composti di tre membri o anche di più, non mi soffermo, uno o tutti, o tutti i membri del composto possono essere accordati numero e genere, oppure solo alcuni, qua avete esempi per ciascuno. Un caso a parte, se volete, è rappresentato qua, altri esempi di diversi comportamenti, solo gli ultimi tre, per esempio 28B, avete capacità comico non accordato, il resto accordato, e sono vari casi, non mi soffermo. Dicevo che è un po' diverso il comportamento dei composti, se li vogliamo chiamare composti, non tutti sono d'accordo, dei aggettivi di colore, perché è molto frequente, e questo fa pensare che non siano aggettivi ma che siano piuttosto dei sostantivi, il comportamento tipo 29A, occhi verde e azzurro, cioè nessun accordo, invariabili. Troviamo naturalmente anche accordo sul secondo, come occhi azzurro chiari, oppure su tutti e due occhi azzurri grigi, addirittura troviamo, fa la variazione tipo capelli biondo scuro, invariabile, capelli biondo scuri, o addirittura le tre possibilità, come vedete, col nero corvino. Questa invariabilità li troviamo solo nel caso dei colori, e probabilmente è un segnale, l'ho studiato recentemente, ho provato a studiare a Valencia questi colori, è probabilmente un segnale di carattere nominale di questi colori, almeno nella composizione naturalmente stiamo parlando. Anche nel caso di composti formati da più di due costituenti c'è una certa variazione, come in 31A, o sì, 31A, adesso non c'è più. Ah, scusate, 31A, B, C e D, vari tipi di comportamenti nel caso di colori formati da tre membri. Questi composti con tre membri con colori in genere riguardano le bandiere o cose simili. Dunque, sostanzialmente quello che si può concludere per quanto riguarda la flessione di questi aggettivi è che i dati, cioè ciò che vediamo nel corpus, si situano su una specie di continuum, diciamo, che va dalla morfologia, composti veri e propri, alla sintassi. Formazioni che sono prototipicamente compositive, e dunque, in quanto prototipicamente compositive, con la flessione solo sull'ultimo costituente, oppure formazioni che sembrano più di tipo sintattico, asintetico, cioè senza la congiunzione e, con la flessione su tutti i costituenti.